Ciao ragazze, come state? Allora, questa è una domenica molto soleggiata qui, il bel tempo sta uscendo, ma vorrei sapere voi che cosa state facendo e come state. Allora, ho deciso di girare questo video che sarà molto molto breve, soltanto per darvi alcuni spunti su alcuni pantaloni. Nelle prossime puntate di questa lunga, lunga serie televisiva, spero, riusciremo a investigare con più dettaglio esattamente che tipo di pantaloni indossare. Perché, quali sono le opzioni del mercato, quali si addicono di più alla nostra figura, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, ci sono tanti criteri da tenere in considerazione, quindi per quello mi servirà un bel po' di goodies, quindi un bel po' di materiale, un bel po' di pantaloni portati e vorrei anche cercare di abbinarli con delle cose particolari che non costino tantissimo. Quindi, per questa try on haul, questa mini try on haul, investigheremo soltanto due possibili alternative che sono sul mercato, anche se vi devo dire sono su un sito che a me piace, su un sito di shopping online che a me piace, che è Tallywhale, che è direttamente il brand, è tallywhale.com, quindi .com, che devo dirvi a me piace, però secondo me in certe cose non c'è tantissima scelta e i prezzi non sono proprio i migliori in assoluto del mercato, perché si trovano cose di migliore qualità che sono su altri siti. E che costano più o meno lì o lì con lì oppure qualcosa di meno. Quindi per questo mi servirà un po' di tempo. Nel frattempo potete considerare questa come una specie di anticipazione, come una specie di sneak peek di quello che sarà a venire, più o meno. Detto questo, però, vi voglio anche dire che vi ringrazio e apprezzo tutto il supporto che ho ricevuto in queste settimane da quando ho aperto il canale, di continuare a iscrivervi, questa volta l'ho detto giusto, di suonare la campanella per ricevere gli aggiornamenti e di commentare sotto ogni video, potete fare delle richieste e chiedermi quello che volete oppure semplicemente commentare i video. Insomma, e per questa domenica quindi cominciamo con questa mini try on haul di Tallywhale che è basata sui pantaloni. Allora ragazzi, questo primo pezzo della collezione lo vedete, è questo pantalone. Questo pantalone di cui vi devo dire prima di tutto il colore verde militare perché è in voga, perché sta bene a tutte, perché more, scure, più o meno scure, bionde, lo possono tutte indossare e utilizzare senza nessun problema. Secondo, il taglio è slouchy, questo significa che qui stringe in vita, mentre qui poi va a allargare e diventa comodo. Quindi se state cercando un pantalone che esalta le forme, questo non è il vostro video esattamente in questo momento, ma stiamo cercando di capire quali tipi e quali pantaloni e quali modelli scegliere per avere un abbigliamento comodo dove possiamo andare dappertutto senza stressarci troppo, ma pur rimanendo in moda e di tendenza. E vi devo dire, fatto la verità, io non sono altissima, quindi questi pantaloni possono un pochettino essere, diciamo, rendere la figura un po' tozza, quindi il mio suggerimento sarebbe, quando li vedete che sono troppo lunghi, accorciateli ancora di più e quindi potete rigirare oppure tagliare e rigirare la parte di sotto. Qua è già rigirata a malapena, ma potete anche aumentare un pochettino in modo tale che praticamente non attozzano un po' troppo la figura anziché slanciarla. Però vi devo dire, io questi pantaloni qua li adoro, infatti ce li ho anche in nero e non volevo presentarvi in nero perché ovviamente nero, nero, nero è un'altra versione della famiglia Adams, la famiglia Adams nera dei pantaloni o dei vestiti, ma volevo presentarvi un'altra alternativa e per questo ho scelto verde militare, che comunque è un altro colore molto, molto buono. Quindi vi dicevo all'inizio, slouchy perché? Perché hanno questo taglio qui, in realtà qui un'altra volta secondo me dovrebbero bombare un altro pochettino di più sui laterali e qui dovrebbe andare qualche cosa a stringere. Però diciamo questo è un modello comodo per cui in realtà aderisce, però poi vedete qua, non so se lo riuscite a vedere, qua esattamente che fa questo lavoretto qua. Diciamo che questi a livello di pantaloni jeans slouchy sono forse tra i migliori sul mercato. La stoffa è buona perché la stoffa è semi-invernale, primaverile, quindi abbastanza pesante come jeans e vedete, quindi qui fa questo effetto qua lateralmente mentre di dietro fa quest'altro effetto qua. Allora ragazzi, quello che vi devo dire io è questo. Questi pantaloni qua sono sicuramente i miei preferiti, nonostante abbiano questo leggero
difetto, difettuccio qua, per cui andrebbero stretti poco poco. E sono i miei preferiti perché comunque sono molto molto comodi, che è fondamentale, e mi sento particolarmente a mio agio, quindi e non sono altissima, e questo significa che anche le non alte o diversamente alte come me possono utilizzarli tranquillamente. Alla fine della fiera non è che noi abbiamo bisogno di vestirci sempre con dei pantaloni che risaltano la nostra figura. Tutto dipende da dove stiamo andando e da quello che dobbiamo fare. Quindi, ragazzi, questa era la prima alternativa, mentre adesso passiamo alla seconda alternativa di questa mini try on haul. Allora ragazzi, se quelli erano taglia 42 e aderivano perfettamente, quindi vi consiglio di andare con la vostra misura, per questo tipo di pantaloni invece vi consiglio di andare, almeno questi sette pantaloni, non necessariamente il tipo, vi consiglio di andare una misura sotto, perché questi sono 42 pure e sono molto larghi, perché qua ho considerato che erano elastici, ma non ho considerato che erano così poco, cioè così tanto larghi e così, elastici, ma che non tengono benissimo. Allora, perché li ho scelti? Beh, perché volevo un modello jeans che si vedesse palesemente che fosse jeans, con qualcosa di femminile, alias questa roba qui. Ragazzi, vi devo dire, non sono contentissima della scelta. Questi pantaloni, a differenza di quegli altri, costano 35,99, quindi già una scelta comunque non affordabile per tutti. Questi qua sono 49,99 sullo stesso sito che è Tallywhere. E già questi qua per me sono un no, perché il rapporto qualità-prezzo non regge. Tanto per iniziare le ho dovute rigirare un altro po', perché altrimenti era completamente una piccola botte. È il numero uno, quindi già rigirandoli e alzandoli già mi fa l'effetto che non mi fa più la figura, ma mi fa un effetto un po' sacco di patate. L'idea però non era male, nel senso che la mia idea, il motivo originario per cui fondamentalmente li ho presi è questa roba qui che non è altro se non il pantalone paper bag, di cui esistono milioni di varianti, e vi prometto che investigheremo alcune, se non quasi tutte queste varianti, in un altro video. Però questa poteva essere un'alternativa, ma in realtà non lo è, perché ragazzi, anche questa roba qui dei brillantini, tutto quello che produce è che quando faccio così mi viene questo effetto qua, che voi capite non è proprio il massimo della vita. E così lateralmente non mi dicono assolutamente niente, perché va bene, qui c'è un po' di gonfiatura, ma poi la gonfiatura non va a stringere, quindi anche questo è un no. E di dietro questo sarebbe l'effetto che mi danno, che proprio non è bellissimo, perché secondo me le cuciture gliel'hanno messe qua anziché mettergliele qua più sui fianchi, e di conseguenza mi viene un effetto un po' distorto. Comunque, questa alternativa dei paper bag, lo vedete che sono qua leggermente ripiegate, di dentro hanno un filo di elastico, non era una e non è continuo a pensarlo una cattivissima alternativa. Tutto dipende però dal tipo esatto di pantalone e dal tipo esatto di jeans che noi andiamo a indossare. Quindi vi prometto che investigheremo meglio tutte queste varianti, queste e altre varianti in specifici video a essi dedicati. Con questo pantalone io vi saluto, vi ricordo di sottoscrivervi al canale, di commentare e di supportarmi se vi piacciono questi video. Se non vi piacciono, mettete il pollice giù, perché alla fine questa è un'opzione prevista, però spero tanto che vi siano utili, e ci vediamo alla prossima con un altro video.